ci ha stupito, mi ha stupito il massacro del 7 ottobre e mi ha stupito l'ondata di antisemitismo successiva. Mi ha stupito, sono rimasto sorpreso dall'ondata di antisemitismo successiva. Vorrei dire una cosa su questo stupore. Vorrei dire che questo stupore forse è sbagliato. Forse è sbagliato, forse semplicemente non siamo stati in grado di vedere. E questo credo che sia un elemento comune. Perché non siamo stati in grado di vedere? Che cosa non siamo stati in grado di vedere? Beh, prima cosa, non siamo stati in grado di vedere un insegnamento dell'odio che è stato perseguito per decenni, che è stato insegnato nelle scuole. Non sto parlando ovviamente di scuole italiane, non sto parlando ovviamente delle scuole del mondo occidentale. Le scuole di Hamas sono scuole che hanno insegnato l'odio alle persone. E non possiamo pensare che questo insegnamento dell'odio non dia dei risultati. L'ondata di antisemitismo ci ha colto di sorpresa, però sinceramente i segnali c'erano, non li abbiamo voluti vedere. Non abbiamo voluto vedere dei segnali che in realtà c'erano ormai da molti anni. C'era un picco di antisemitismo dopo la giornata della memoria, documentato un picco di antisemitismo dopo la giornata della memoria. Beh, questo deve dirci qualcosa, non è possibile che questo ci lasci indifferenti.